L'occasione della festa regionale dell'UDC per fare il punto di questa alleanza tra i capigruppo dei vari gruppi della maggioranza che reggono De Luca. Casillo, che tipo di esperienza è stata finora? Oh, è stata fino ad ora una bella esperienza, momenti sicuramente difficili, siamo all'inizio di una nuova legislatura, abbiamo ereditato delle situazioni difficili, però in questo momento è stata, non posso che dire che sia stata una bella esperienza fino ad ora. Abbiamo ancora però tanto da lavorare e dobbiamo iniziare a portare un po' di risultati ai territori. Abbiamo nei prossimi giorni anche delle scadenze importanti, una per tutte la legge sull'acqua, la riforma del servizio idrico che non si è riuscita a portare a termine nella precedente legislatura, questa è assolutamente la priorità, abbiamo da rivedere lo statuto e il regolamento del funzionamento del Consiglio regionale per far sì che questo Consiglio possa essere sempre più efficiente, tante altre norme abbiamo da approvare una norma urbanistica, una norma fondamentale che deve consentire di creare un nuovo piano paesistico, insomma abbiamo tanto lavoro. Però devo dire che ci sono tutti i presupposti per continuare a fare bene. L'isola, come tante altre località, si attendono, ecco, i temi soliti, storici, sanità e terme, la questione depurazione, la questione dei trasporti marittimi e terrestri, insomma tutte situazioni abbastanza spinose. Conosco le problematiche dell'isola da tanti anni, da quando ero assessore provinciale dei trasporti, quindi le conosco bene. Tra l'altro io sto sollecitando anche i sindaci a fare fronte comune perché noi siamo nel momento cruciale, noi da qui a qualche mese andremo ad approvare la nuova programmazione del 2014-2020, quindi andremo a prevedere quali interventi inserire in quella programmazione ed è giusto che si faccia un ragionamento d'insieme. Come ha detto prima, una delle priorità assolutamente è la risorsa mare. Quando parlo di risorsa mare non c'è solo la depurazione ma c'è anche la difesa delle coste, questo è un intervento importantissimo. Dobbiamo affrontare questa questione delle terme perché il problema del prelievo delle acque del mare è diventato un problema urgente da affrontare, è stata approvata una delibera di giunta qualche settimana fa rispetto alla quale dobbiamo verificare, lo stiamo già facendo per la verità insieme al governo, come andare a risolvere questo problema. Quello dei trasporti è un problema storico che purtroppo è stato solo enunciato ma mai risolto, su questo noi vogliamo affrontare in due aspetti, dal punto di vista del trasporto terrestre. La prima cosa necessaria e indispensabile è l'acquisto di nuovi autobus, abbiamo risolto in maniera veramente temporanea facendo aumentare il numero di autobus presenti portandoli dalla terraferma, ma dobbiamo assolutamente prevedere a comprarne di nuovi. E poi dobbiamo verificare questa famosa continuità territoriale, farla diventare non solamente più un'utopia, non solamente una dichiarazione di intenti, ma bisogna diventare qualcosa di concreto. Però a questo diciamo, ci prendiamo ancora qualche settimane di tempo per poter affrontare in maniera organica per poterlo poi risolvere.